Dunque, accanto a me c'è il poeta Simone Bandirali che viene da Crema. Lui è un medico, medico e poeta, e mi è stato presentato dalla dottoressa Giovanna che è dietro il computer, quindi vorrei spostarmi un po', che è stata protagonista di un sonetto con il romanzo Viaggio di sull'andata, ed è amica dell'altro collega medico che è qui. Appunto presente. Un attimo, togliamo il nostro Riccardo. Ecco qua. Riccardo, resta, cioè tolgo l'immagine perché è rimasta bloccata. Ecco, il libro che presentiamo del dottor scrittore, perché poi ti chiamano dottor, giusto, dottore, scrittore, medico di Crema, Simone Bandirali, poi appunto diremo grande amico e collaboratore di Alda Merini, poi ne parlerà lui. Ecco, il libro è Varenna, che è una silloge, quindi un'antologia delle sue opere. È una piccola operetta che magari ci introduce a questo poeta, che ha tutta una storia da raccontare. Possiamo anche dire amico di Mastrullo, l'editore della Vita Felice, amico di Casiraghi, l'editore del Pulcino Elefante. Insomma, ha conosciuto un sacco di gente, questo nostro poeta di oggi. Diciamo alcune cose per chi non lo conoscesse. Medico di famiglia, le opere partono dal 2000 e l'incontro con Alda Merini è un incontro importante del 1992. Prima, appunto, vi stavo dicendo, il 1992 è una data importante per il salotto, perché è iniziato il salotto. Qualcuno se lo ricorda, qualche dinosauro di questo gruppo se lo ricorda, come me, Certo, nel 1992 iniziò. Ecco, inizia anche l'amicizia, la collaborazione fatta di, per esempio, lui ha curato molti libri di Alda appunto, Merini, che ha dato una definizione. Possiamo dire che cosa l'Alda Merini ha detto di Simone Bandirali, è nel risvolto di copertina, lo ha chiamato il Pessoa italiano, per far rabbrividire le vene e i polsi. Il Pessoa italiano, virgola, un trappista della parola. Inizialmente avevo letto un teppista della parola, invece è un trappista. Poi ci faremo anche dire, io direi anche un trapezista della Va parola, bene, usando un'immagine che tu usi all'interno della poesia. Un trappista della parola lo definisce sempre questo linguaggio pittoresco Alda Merini, che sta ai margini dei boschi, come una sorta di zivago che cerca la novità e il volto della passione. Io sarei svenuto dopo la definizione del genere. Quindi ha curato per Alda Merini varie plaquette. Stavo facendo un errore che non so se raccontare, si Simone. può Ah, raccontare. possiamo raccontare? Allora, iniziamo con un errore che stavo facendo nella locandina. Ecco, preparatevi a una risatina, così tanto per... In questi salotti ormai si sorride e si ride molto. Allora, anche con Ramoscelli. Dunque, per Alda ha curato, dice la seconda di copertina, oltre a numerose plaquette, la realizzazione di quattro raccolte di poesia. Ipotenusa d'amore, questo è un titolo della Merini, Orazioni piccole, attenzione, Salmi della gelosia e La volpe e il sipario. Tutti titoli belli, ma attenzione, Salmi della gelosia. Come era stato mandato alla mia locandina? Salami della gelosia. Infatti poi Salami. ho dovuto telefonargli, guarda. Mi ha telefonato, no, non può andare, dobbiamo cambiare roba. Salami della gelosia non l'ho mai sentito, però Non era è una giusto. Che bello, sai? Comunque in internet dove preso, probabilmente c'è da qualche parte, io me l'ero già accorto, ma non riesco a toglierli. Come fai a E come fa a toglierli? togliere? Devi Quindi l'errore. un'analisi dell'inconscio Beh, completamente mi quella consolo cosa perché lì, c'è eh. una nota importante o comunque conosciuta studiosa della letteratura romantica italiana, dove in un grandissimo repertorio bibliografico per quei refusi, questa si chiama Cristina, non dico il cognome perché sennò l'avevo denunciato, è andato in stampa nel repertorio dell'Indice il suo nome come Cretina. Perché No. Cristina, battendolo nel computer, se sbagli un tasto, Cosa è venuto fuori? Cristina, Cretina. praticamente Cristina si chiama il cognome, non me lo ricordo neanche io perché non conosco, ma mi è stata raccontata da un suo collega, per cui dice, Sì.
pensavo che fosse mio l'errore, che magari avevo fame, salami della gelosia, invece no, era un errore del computer. Dal 2017 è segretario dell'UMEM. Che cos'è l'UMEM? UMEM UMEM. è un acronimo che sta per UMEM, cioè Unione Mondiale delle Écrivains Médecins, cioè Unione Mondiale dei Medici Scrittori. È un'associazione che raccoglie le varie associazioni nazionali di medici scrittori e è nata nel 1955, poco dopo che era nata l'AMSI, che è l'associazione invece dei medici scrittori italiani. Ne fanno parte oggi come oggi una quindicina di associazioni nazionali e questo è quanto. È un compito di coordinamento sostanzialmente. Sostanzialmente c'è un congresso annuale che si fa, l'anno scorso abbiamo fatto a Versailles, quest'anno sarà a Varna, anzi 2 anni fa a Versailles e l'anno scorso la mia città, Crema. Quest'anno lo faremo in Bulgaria. Spero che la dottoressa, la carissima Giovanna Masci, venga a farsi una vacanzina di 4 giorni con noi, perché è importante che persone giovani, se mi permetti, non è piaggeria, ma è solo un complimento sincero, partecipano a queste strutture. Perché purtroppo negli incontri, anche questa sera, siamo tutti giovani diversi, Evidentemente diversamente giovani, per cui si spera sempre di non avere. tutti, Ma questa è una breve parentesi. sì, certo. Adesso, tra l'altro, sono anche stato nominato presidente. Secondo me era abbastanza che mi Stai avessero facendo buttato carriera. addosso Dell'Umed. nel congresso di Crema. Erano tutti felici, stupiti da questa piccola città lombarda che pochi conoscono. E alla fine erano più contenti, vorrei dire, di essere a Crema che non l'anno prima a Versailles. Detto questo, Versailles, Palazzo Reale non si può discutere, però del resto. Io Castelleone. Beh, Castelleone, conosci Castelleone? Che No, c'era la mia grande. Allora, Toulon, Touraste e Tasse, la mia portinaia era una bomba, era la coppia alla cremasca della moglie di Kennedy, cioè tutta cotonata, due pere, una roba Il paragone devastante. questo. Ma vedi, mi fa Sì. piacere questa interruzione, perché questo inciso, perché per dire che cos'è l'Italia. Castelleone è in linea d'aria 8-9 km da Crema, ma è già cremonese. Esatto, Noi siamo cremaschi. Il cremasco c'è Salva Cremasco. è un territorio che è contado cremasco, soggetto alla Repubblica di Venezia fino al 1796. Siamo a 35 km da Milano, ma eravamo Repubblica di Venezia e siamo affezionati, anche se i veneziani hanno lasciato proprio niente, due leoni di San Marco e un chiacchiera, ma né nel linguaggio, non c'è niente. Però ecco, per esempio, Castelleone parlano un dialetto cremonese che non è il dialetto cremano. Noi abbiamo un dialetto che risale dagli antichi Galli, in Fubri. Quelli mai assoggettati a Roma, da cui poi è arrivata l'odierna insofferenza per Roma, via la Marchiate, viva per loro qui. Mentre invece Milano, degli Galli Cenomani, quelli che sono subito venuti romani, ma adesso no, prendiamo le umoristiche, dai, Sì, come così. no, certo. Però la lingua, l'impressione della lingua rimane nel millennio. Ho notato ai tempi universitari, ormai lontani, ho fatto molto di genetica, fatto dopo la laurea 5 anni borsista presso Mangiagalli come genetista, prima di fare il medico di famiglia, e mi ero occupato molto di queste. E una cosa che può interessare un po' a tutti, oltre al DNA rimane l'inflessione della lingua nei millenni. Siamo assolutamente certi, ci sono tedeschi, inglesi, francesi, che hanno fatto studi, principalmente tedeschi, è assolutamente certo che noi non sappiamo bene come venissero pronunciate le Atellane, cioè le commedie a Roma, le commedie di Plauto, così via, ma l'accento era quello che c'è tuttora nei romani, come pure c'è quello che parliamo nella Lombardia, con le diversità da zona a zona. Il bergamasco. Bergamasco è Gallo in Subra. Ecco.
Bene. Però io, anche se dico che dicendo dei La grandi numeri, campanella suona. ma noi eravamo. Giovanna, poi, dammi la Sì, campanella. tornate alle poesie, ecco. Eravamo, noi eravamo, Marco ha eravamo, introdotto il poema. eravamo più intelligenti dei grandi numeri, perché sono quelli che nascevi a valle, È mentre invece quelli che come se non arrivavi libro. nelle valli. Bene, basta, Ogni tanto ricordati di intanto. me. Non abbiamo ancora introdotto il libro. Ecco perché lo dicevo, no, 20 Sì, ma minuti io per avevo detto che è ancora. pericolosità, perché io sono un silenziolo Bello, spesso, ma dai. quando comincio a parlare mi Avete già fermo più. capito che il poeta non è un poeta laconico e appunto, tra l'altro, ha una storia da raccontare, per cui sono contento che si divaghi appunto di questo, perché poi non è divagazione. Parliamo di questo volume. Allora, il volume si intitola Varenna. Varenna è una città, un È un paesino del paesino? lago di Como. Paesino del lago di Como. Sì. Varenna, con questo bel dipinto. Di chi è questo dipinto? Di Luigi Qui, Mariani. ha sempre di Luigi Mariani, qui appunto parliamo dopo perché se cominciamo a parlare anche di questo. Allora, dunque, il volumetto, ho detto, è una silloge di Simone Bandirali. Io mi sono appuntato alcune cose che appunto dico a livello critico, proprio critico, senza naturalmente di contenuti e di forma. Ho mandato anche qualche verso nella locandina che è piaciuto già appunto a qualcuno e già qualcuno ha capito poi il tipo di poesia. Allora, intanto è una poesia, diciamo, ariosa, che ti fa sentire l'aria, il vento, il respiro, la volatilità sia del tempo, sia della vita, forse, o del tempo. Ci sono queste tematiche che, diluite all'interno di un verso, come vedrete, ondeggiante, leggero, molto spesso c'è l'onda, sia l'onda per quanto riguarda l'aria, l'onda dell'aria, sia il vento, per esempio. Ecco, un po' di silenzio da queste parti, altrimenti sembra un po' un professore. E l'onda, sì, sempre quanto riguarda l'onda dell'aria, quindi il vento, sia l'onda dell'acqua. Sono delle poesie molto belle sul lago, naturalmente, sull'effetto specchio del lago che è appunto increspato. Rispetto agli edifici, rispetto alla stabilità. Tu hai una poesia, come diremmo, screziata, come quando l'acqua di un lago si muove sotto l'effetto del vento. Questo, grazie, ma è la sua poesia che fa così. Poi vorrei vedere se le cose che dico rispondono a questo tipo di stile molto, diciamo, soffiato, leggero, plastico, leggero come l'onda, o come il suono, o come l'acqua di un lago. Quindi ho detto ariosità, volatilità, lo spazio, in questa poesia, ma anche in questa pittura, è presente sempre lo spazio. Quindi insieme allo spazio il respiro, in tutte le forme del significato del respiro, il vento e questa fluttuazione, questa oscillazione che vedremo già nella prima poesia, appunto, proprio quella che dà. Ah no, c'è una poesia che è prima addirittura del titolo e poi la prima che si intitola proprio Varenna, che magari leggiamo per primo, luce, ombra, leggerezza. Cioè, insomma, diciamo che il lettore ha il senso di essere trasportato dai versi, trasportato dalle parole. A un certo punto tu dici, a proposito della mobilità, in una poesia dedicata alla ballerina, ecco, la ballerina è un po' come il danzatore per Kafka o il funambolo per Kafka, è un po' il simbolo di questo vento che ti porta, di questa vita che noi, a un certo punto, dici, da cui siamo vissuti più di quanto non la viviamo. Questo, ovviamente, parli dei trapezisti senza rete. Ecco, lui anche nello scrivere si comporta come un trapezista senza rete. Si ha sempre l'idea di una levitazione del verso, alla Chagall, se posso permettermi, del verso in cui c'è una forza antigravitazionale. Infatti mi ha fatto pensare a un poeta che è venuto qua tempo fa e che molti, molti ricordano, che era Franco Che io adoro come Loi. Ah poeta, lo sì? considero uno dei più grandi veramente del Novecento. Ah, ecco, vedi. Perché c'è qualcosa della leggerezza di Franco Loi in questa poesia, in questa poesia da funambolo che oscilla, da trapezista senza rete.
dove naturalmente cadere è quasi impossibile. È una poesia della non gravità, non è, diciamo, pesa, non cade, ma si alza e si eleva. Ecco, queste sono le prime cose che appunto dico, poesia di atmosfera, sembra quasi come degli acquarelli, l'acquarello, non a caso. Il pittore, il famoso pittore che dà luogo, che correda queste. Luigi Mariani Vago, che praticamente accompagna queste poesie con dei disegni molto leggeri, molto eleganti, fatti anche loro di azzurro, di aria, di leggerezza. Ecco, non a caso ricompare lo spazio proprio qui. Quindi screziatura delle acque, uso delle immagini, perché la poesia è molto visiva. Pur parlando del tempo. Si potrebbe dire, non voglio esagerare filosoficamente, ma la tua poesia tende a spazializzare il divenire. E è chiaro che cioè, sei anche alla ricerca di forme stabili, tipo l'edificio che si specchia nelle acque del lago. L'edificio che conserva le memorie, naturalmente addirittura del tempo, mentre il lago ha qualcosa invece di fluttuante. Poesia, quindi io la definisco prismatica, ondeggiante e oscillante. Poi l'ultima cosa che volevo dire dal punto di vista stilistico, credo che si presti molto a essere letta questo tipo di poesia. Sono poche le poesie di questo libro, però essenziali per capire il tipo di, anche di fonosimbolismo, è un fonosimbolismo molto leggero, fatto di L, di R, di fiumi, di venti. Ecco, e c'è un leitmotiv stilistico nella tua poesia, magari inconscio, ed è l'inversione dell'immagine precedente. Da una parte l'ossimoro, quindi tu praticamente colleghi un aggettivo o una figura ad una che è in contrasto con quella precedente. Dall'altro fai l'inversione, per esempio passando dal mobile all'immobile, dal liquido al solido. Dagli uccelli, dai gabbiani per esempio alla terra, c'è sempre un'inversione, non è chiaramente voluto, però crea oscillazione e bilanciamento. Cioè, la tua poesia è come un pendolo, la tua poesia, che va da un punto all'altro. E vi faccio soltanto appunto un esempio di quest'ultima caratteristica che dico. Ecco, il silenzio della parola. Lui lo usa spesso questo simbolo, il silenzio della parola, e forse anche appunto l'inverso, le ceneri della speranza. Di solito la speranza non si collega al concetto di cenere. Sono inversioni. Fermo un attimo, Sì. due cose. C'è un mio aforisma, visto che ho citato questo verso, un mio aforisma che ultimamente ha detto, dice, il poeta vive il silenzio delle sue parole. Parla più forte. Il poeta Il vive il poeta silenzio. vive il silenzio delle sue parole. Che non ho ancora capito neanche io bene cosa voglia dire, ma comunque mi piace. Infatti, qui, no, ma non devo, vai, vai. Sto per finire, appunto alla ricerca di queste inversioni. Ricordo un po' quella figura filosofica di Eraclito che si chiama Enantiodromia, cioè quando il nuotatore arriva alla fine della piscina e poi fa l'inversione e torna indietro. Tu fai così, arriva il rimbalzo che torna indietro. E silenzio assordante, beh, questa sappiamo, silenzio assordante è abbastanza nota come immagine. E un altro, aspetta, si canta parole di silenzi e il canto muto. Questo non soltanto è praticamente un ossimoro, ma è proprio una sinestesia, credo. Anche se canto e muto appartengono sempre all'ordine comunque del suono. Quindi di solito nella sinestesia i suoni, cioè i sensi sono diversi. Ecco, detto questo, leggo soltanto una parte molto bella, forse tra i versi migliori, che ha a che fare con la vita. Che cosa dice della vita in genere, Simone? Bandirali dice: unica legge è la vita, incostante, infinita, immensa, scomposta nei 100 petali di un girasole.
E questo Anna lo dice, bello, perché proprio sono versi veramente riusciti. Però La fa parte fine. di un'altra raccoltina, non è Varenna, ma è un'altra Sì, cosa. perché praticamente qui sono varie raccolte ridotte ad alcune poesie esemplari. Allora, Simone, se vuoi dire qualcosa, perché io già la prima, io partirei proprio non dalla prima poesia per dare il senso di quello che. Riuscivo. Sì, proprio appunto Varenne. Ah no, perché ecco, c'è questa così iniziale, però se vuoi leggerla tu, naturalmente. Devo solo leggere o posso anche dire No, qualcosa? puoi dire qualcosa, basta che ti autoregoli. Come umano lei. No, tanto abbiamo la campanella. Intanto sono contento di essere qui con amici nuovi. Grazie. Spero che mi sopportino, mi sopportiate. E ringrazio te. Mi ha molto incuriosito questa tua disamina delle mie poesie, perché mi ha detto, ha fatto capire delle cose che forse anch'io non consideravo, anche perché io quando scrivo, o per meglio dire, in genere detto le mie poesie, insomma, c'è qualcosa di automatico, non è che uno sta lì a pensare, è finito ormai il tempo della poesia, ancora fino all'Ottocento. Se andate a vedere le prime opere di D'Annunzio, D'Annunzio giovane scriveva ispirandosi alle odi barbare di Carducci, cosa del genere, e se voi leggete le poesie non ci si accorge, ma c'è una metrica dietro che era codificata. Hanno fatto degli studi, sono docenti universitari che si perdono il tempo ad analizzare, ma ormai questo tipo di poesia non è più fruibile da noi neanche. Varenna, premetto un'unica cosa. Da tempo io non riesco più a leggere libri di poesie che contengano 70, 50, 100 poesie. Non riesco. E allora mi sono orientato di più sulle sillogi brevi. Sillogi brevi di 7, 8, 10, a volte magari 15, ma non oltre, perché alla fine. Non lo so, la poesia la propongo come mia osservazione personale, posso essere, ognuno può pensarla come vuole. E allora com'è nata questa Varenna, che sono 6 poesie, nate così all'improvviso dopo che ho stato con questo amico pittore su questo Varenna, questo piccolo paese molto carino, molto bello, se qualcuno di voi c'è stato. Eravamo sul lungolago, piccolo lungolago del centro, dove c'è tutto un baretto, una piccola trattoria dove ti danno da mangiare qualcosa. Era una bella giornata di agosto del 19, e praticamente a un certo punto ho dettato queste 6 o 7 poesie. Corrono nell'aria leggera del mattino, confusi pensieri notturni, volano, danzano. Passano sopra di noi seduti in quel caffè, passano sopra di noi ancora avvolti nel respiro del giorno che si apre. In alto, gabbiani rapaci muovono l'andare del vento, che sempre li dimentica. Scusa, intanto saluto alcune persone che hanno salutato, vedo a parte Annita, Silvia Scaravacci, saluto Adam che si è appena affacciato, e Ce n'è poi c'è tantissimo. Roberto. Ciao Adam, e poi c'è Ciao. Roberto Chiapparoli, che forse è la prima volta che si affaccia e che saluto. Grazie. Anche io Saluto a saluto. tutti. Ah, Silvia la conosci? Ma Sì. io sì. Invece no. Scusa, hai il tuo libro? Perché lui è pieno di Ah, scarabocchi. beh, ma non è che voglio copiare. No, è che è tutto scarabocchiato. No, soltanto per appunto rilevare Eccolo qua, eccolo. questo tipo di immagine, cioè corrono nell'aria leggera, io sulla leggerezza ho già detto che è una delle sue tematiche. Del mattino confusi pensieri, notare il contrasto aria leggera, confusi, eccetera.
pensieri. Tra l'altro, per esempio, c'era Pascoli che a volte paragonava il volo degli uccelli ai confusi pensieri all'interno dell'aria, dell'atmosfera. Notturni, volano, danzano. Qui c'è tutti e due i verbi, volano, danzano, che hanno a che fare proprio con quello che dicevo, della leggerezza nell'aria. Poi c'è una bellissima poesia sulla ballerina che leggeremo. Passano sopra di noi seduti in quel caffè. Seduti in quel caffè. Quindi è bello il fatto che in fondo ti Beh, c'è riporta anche quella verso. famosa canzone Seduti in quel caffè, no, Ma seduti in quel caffè, non volevo dirlo se no per. pensavo a te, e E chi quella è visione Kip di 80? Mogol, è il testo di Mogol. Questo è Magor e Kip 84. E passano sopra di noi ancora a volte nel respiro, respiro inquieto, no? Perché qua le parole contano, no? Del giorno che si apre. Cioè tu sei al caffè e naturalmente sei all'interno di un'atmosfera che potrebbe essere normale, quotidiana. Il poeta la trasforma Effettivamente è bella, mi piace molto. Epifania. Non mi ricordavo più una canzone. È bello quando il poeta si Ti autopiace. ringrazio, ma mi lodi troppo. Mi lodi troppo, Ma mi te, sorreggi. sì, ma adesso passiamo al Ma è bello. bella la storia della riscoperta In di alto, te. ecco, caffè gabbiani. Guardate lo sguardo come oscilla. In alto gabbiani rapaci, però. Solito gabbiani, però. Hanno una cattiveria anche i gabbiani. Ne so qualcosa. Gabbiani hanno del malessere, hanno del cattivo, i gabbiani, devi osservare i gabbiani, quando stanno sulla terra e muovono, non sono così pacifici come Bene, sembra, li ho infatti. osservati molte volte. E poi è bello, questa immagine che rovescia il causa effetto, attenzione, muovono l'andare del vento. Cioè non è il vento che muove i gabbiani, ma sono i gabbiani che muovono, beh, questo è l'artificio poetico credo che si chiama metonimia o metonimia, quando nel rapporto invertito causa effetto, che sempre li dimentica, il vento che sempre dimentica i gabbiani. Quindi mi sembra anche questa una poesia riuscita, no? Credo, anche a te. Ecco, Sentinella del Tempo, a pagina 8, ecco, invece praticamente è molto bella questa poesia perché è una poesia a specchio. Pensate al lago di Como, no? Casa sul lago di Como. Il lago non è del tutto mobile, scusate, immobile. Il lago è increspato. Nel vento, invece la casa è una struttura immobile, ma nella sua immobilità è piena della memoria di tutte quelle, di tutte le vite che ci sono state in quella casa. È giusto? Sentinella del tempo la chiama, la casa sul lago, la casa che si specchia nelle acque del lago. Se vuoi Leggo. aggiungere, Una casa sul lago, immobile guarda le barche, le onde, sentinella del tempo ormai passato, ma sempre trattenuto nei muri cadenti. Quanti amori hanno camminato, danzato, volato e poi sfiniti, consumati, lentamente. Si sono adagiati dietro vecchie persiane. Adagio, ancora respirano. Prima il verso, lentamente si sono adagiati tutti questi amori, adagiati gli amori dietro vecchie persiane. Ballerina che muovi nel sole. Questo che ti piaceva Sì. particolarmente. Ballerina che muovi nel sole appena bagnata dal colore del vento. E inquieta vai nel giorno che muore. Quali pensieri ti corrono dentro? Ricordi di amori trascorsi, forse neanche consumati alla fine. Cannoli dolcissimi venuti a noia, distratte candele spente. Uno spazio libero sempre rimane agli audaci eroi del trapezio, per nuovi sentieri senza rete, senza orario, senza bandiera. Lontano, si muove il lago. È abbastanza, secondo me, azzardata questa come serie di immagini Sì, però. Certo. da interpretare. Ecco. Audaci eroi del trapezio, dicevo prima. Lamerini parlava non del teppista, ma del trappista, e quindi il Ma a trapezista. proposito di questo, perché poi mi stavo dimenticando, ma non volevo interromperti.
Questa frase trappista, avevamo parlato quel giorno, io l'avevo detto, parlando specialmente dei racconti che scrivo, che a me piace, non piace spesso mettere trappole nei miei testi. E dicevo che sono un trapper praticamente, eccetera, eccetera. Allora lei mi ha definito trappista, ma con la sua genialità ha tirato dentro anche l'ipotesi monastica, l'immagine monastica, diciamo, per cui era sempre geniale Alder nelle sue definizioni. Leggiamo un'altra. Sì, scusa, volevo dire Simone che tu hai sempre l'immagine del passato che trattiene la memoria, sia in questa che in altra. Dentro queste mura c'è un passato, dentro questa poltrona, dentro la casa sul lago c'è un passato, ecco perché c'è il senso del tempo trattenuto E beh, la memoria è fondamentale, dalla la mia materia, come poetica, direbbe il Bergson. libro forse più importante delle cose che ho scritto è intitolato Antiborges, non ne parliamo adesso perché non è il momento. Antiborges. Antiborges, sì, era nato nel 99 per il 100° anniversario della nascita di Borges, ma si riferiva al silenzio di Borges durante il periodo terribile della dittatura argentina. Dove sicuramente conoscete di Però. 3 anni prima, no, no, non di Perón, quella della giunta La giunta di Colomé. dall'84, dal 76 all'83. Dei 30.000 desaparecidos in pratica. Non si può andare contro Borges come poeta, chiaramente, ma infatti a un certo punto in una di queste poesie, c'è un punto dove dico, caro vecchio, ti odio e ti amo, insomma, nel senso che, vabbè, questo per dire, ma la memoria è molto importante, ecco perché volevo dire questa cosa qui. Videla. Videla, sì, Videla. Videla, va bene. Ti guardo, immagine che si staglia nell'ombra. Controluce come i pensieri che ti volano dentro. Sei ferma, immobile impronta nel caldo, afoso meriggio. Eppure non sai che corri, tenera volpe amorosa, nel prato fiorito del mio perenne arcobaleno. Questa è una poesia d'amore, chiaramente, una poesia molto bella. Posso? Certo. No, il contrasto sempre ossimorico che passa fra sei ferma eppure non sa che corri. Tac. C'è sempre il rovescio dell'immagine che crea chiaramente fluttuazione. No? Sopra di noi il cielo, questo cielo infinito di brianza, una coltre azzurra immota, soltanto macchiata di bianco, di voli d'uccelli irrequieti che sembrano rincorrere il vento. Che assomiglia all'altra immagine del vento che spingono, dei gabbiani che spingono il vento, o il contrario. Però dopo subito riprendo. Certo. Capinera sei, capinera sei. Nel tuo muoverti, elegante e strano, eppure tenera cincia allegra, nascondi dentro l'istinto felino in cerca di amoroso, ancorché cinico destino. Io noto il termine della cincia allegra, vedo le cince allegre nel mio giardino che in genere vengono a mangiare una montagna, forse una collina, sembra cadere nel lago, in onda scura, infida, che trema come il tuo respiro quando assorta, incerta ti muovi ed entri nell'acqua verde, verdi i tuoi occhi, gli animi, verde l'amore che ti circonda e sempre ti contiene. E poi finisce tutto l'ambaradan. Questa quartina che a me piace molto. Che parole troverò per vestire i tuoi pensieri? Adesso che esci dall'acqua vestita di solo lago.
E questo l'ho messo anche nel Il libro non finisce qui. Devo dire che mi era piaciuto un po' questo verso perché, chissà perché, mi piaceva talmente questa quartina che ho detto, ma qui faccio vincere il lago sul mare, perché se noi come ultimo verso mettiamo vestita di solo mare, mi piace anche quello. E però come si fa? E allora dico, se uno piace il mare, si può mettere in mare. Beh, no, è più lungo perché l'aiku è 575, no, proprio per Sì, quelli, ho una anche metrica. questa Ho colpa imparato nel anche gli anni, fisico, proprio per quelli. immaginavo, perché Anzi, questo mi proprio in questi ricordava giorni molto un'amica di Lodi mi ha chiesto di aiutarla a organizzare una mostra di haiku, me. Ah, bellissimo. perché c'è una docente, un insegnante di giapponese che vuole fare questa cosa e faremo anche quello. Sì, dell'haiku c'è questo spirito del cogliere l'attimo nello sguardo. Cioè tu hai immagini nel tempo, no? Quasi come dei fotogrammi. Per esempio, la montagna, forse una collina, sembra cadere nel lago. È la montagna che si specchia nel lago e a cui tu dai il movimento all'interno dello sguardo. In onda oscura e infida che trema come il tuo respiro, appunto, il tremito dell'acqua. L'incresparsi dell'acqua è qualcosa che ancora una volta è aria, respiro, tempo e divenire nel lago, che poi il lago rispetto al mare sappiamo che dovrebbe avere le acque ferme, ma neanche le acque del lago sono ferme. No. Quando, dimmi. Adesso io non so come lui abbia vissuto il lago, cioè, però il lago di Como, quando tira il vento e quando Com'era? vengono giù i fiumi che portano, ci dà di 5 metri, Sì. Sì. quindi non è che sia così, è Sì, un'immagine, diciamo. diciamo che questi sono nati in un momento di agosto per cui il mare era tranquillo, c'era il Ancora. lago, Sì. ma per me mare e lago sì, Mare lago, è acqua, per perché cui no, volevo leggervi quella prima poesia che citava prima Roberto. È stata messa, diciamo, come esergo, antiporta, diciamo. E è un po' un qualche cosa che parla della poesia. Anche. Viaggiatori immobili, della poesia, ma anche con movimenti che viviamo da decenni sulle migrazioni. parte Ecco, già dall'ossimo, eh? Viaggiatori e viaggiatori immobili. immobili, viaggiatori d'Oriente ed Occidente, nuvole barocche di ori e di tempeste, in fuga lungo sentieri illimitati e infiniti. Nato. Vita che si scompone nel caleidoscopio del debole pensiero, luce spezzata in mille angoli prigioniera. Ecco, questa è una. È da lì che io ho tratto l'immagine dello spettro, no? Dello spettro luminoso, perché spesso tu usi l'arcobaleno, in questo caso luce spezzata in mille angoli prigioniere, quindi imprigionata un po' come il tempo nelle cose, no? L'energia imprigionata nella materia. E poi questa tematica, non so se tu sei d'accordo, del rapporto fra mobilità e immobilità, cioè fra ciò che è statico e ciò che è dinamico. Forse il bello della poesia è trovare lo statico nel dinamico e il dinamico nello statico, il che vuol dire l'eterno nel tempo, poi il Stai contrario. facendo delle osservazioni preziose che io mi Sì, ma mi riuserò come vengono così. preziosa prefazione o. Non ho bevuto Infatti, ogni parola. visto che prima c'era una bella della Brianza, che Sì. forse più bella dell'altro, questa l'ho stata qualche anno prima, e fa parte di cinque poesie, cinque canti brevi, infatti erano proprio per questo amico pittore. Luigi Mariani Vago, che citava prima, che è l'autore dei disegni che sono in Di questa. cui c'è anche una foto all'interno del libro. Sì. Me Poi magari passiamo al libro per vedere la la faccia di leggo. questo pittore. Luigi Mariani Vago, visto che si è parlato del Pulcino Elefante, del Casiraghi, ha illustrato circa 2000 libri del Sì. Casiraghi, del Pulcino Elefante. Per cui la Merini ne ha fatti 1139, ne ha fatti quasi 2000, per cui ha una sua importanza, specialmente per Non è me. ungherese, ma No, come no, è no, no. ungherese? Vago era il nome della mamma, il nome della mamma. Lui era È un molto nome legato alla ungherese. mamma,
Sto facendo vedere il pittore che ha illustrato benissimo questo tuo libro e altri tuoi libri. Sì, E anche. si chiama, il Luigi nome Mariani. è Luigi Mariani. Sì. Detto Vago, perché Vago? Vago è il cognome della mamma. Ah, Siccome tedesco. lui. Ah, sì. Tipico nome ungherese. Non so. Vago, vago, sì. Vago. Beh, Mariani Colombo so che sono Rianzoli, Eh tutti sì, tipo è almeno quello, Vago sì. non prenderà. Lo Fidanzato dirò. Questa Brianza che ci prende il cuore non ha confini di carte geografiche. Potrebbe cominciare nella coscienza sporca di Milano e arrivare perfino a toccare il cielo, allargandosi in discontorta macchia nelle colline inquiete del nostro desiderio. Questo mi piace molto, devo dire la verità. Poi ce n'è una che parla del segno del toro, per cui abbiamo Io. il segno del toro. Il Luigi pittore lui Mariani, è. Luigi Mariani è del toro, per cui dico anche quello, questo è un altro. Sopra possenti spalle del toro, appena ti regge il cuore la poesia, malinconia di un piccolo soffio di Francia. E questo perché lui era stato innamorato Di un toro? di una. Di una tora? No, sì, di una tora che è più romantico che. Volevo chiedere, si sentono le poesie oppure devo alzare la voce? Alza la voce. Adam, ti uso come No, testimone. no, chiarissimo, Ah, tranquillo. chiarissimo. Grazie, Adam. Molto Grazie. bene. Questa qui invece è un po' una prevenzione, cioè è un po' ironica, molto ironica. Non aveva, Forte. non aveva Mona Lisa, dicono dal Giocondo, sorriso più ineffabile di donna che ha da poco fatto l'amore. Parfois il ne reste plus parmi les femmes che de vilaine affaire d'argent. Questo che è terribile, non è molto femminista, ma insomma, vabbè. È una mia. Eravamo nel 1490, 1500, proprio forse. Alla fine il mare siamo noi, una deriva di pensieri affondati a navigare negli stereotipi dell'anima, lasciata credere, lasciata crescere nell'erba incolta della vita. Questa Ma questa non ha niente a che fare con l'altra. è un'altra sillogia perché io non per niente sono un po' persona, nel senso che mi piace riprendere. Se non siete stanchi si può andare avanti a leggere qualcuna, magari senza. Allora, per una direi qualcuna di Casa Moretti vorrei leggerla Sì. per. Casa Moretti è, ne parlavo prima di che cominciassimo questa seduta, è la casa museo che era l'abitazione dello scrittore poeta Marino Moretti di Cesenatico, che si trova sul Porto Canale, è quello che poi lo scrittore che ha fatto il suo famoso, mi pare che sia L'eredità Ferramonti, come romanzo, un Ah, altro romanzo che non mi ricordo più. sì. E il personaggio che è morto anzianissimo a 90 e passa anni, nei primi anni 70, aveva conosciuto tutti gli scrittori del Novecento italiano, degli 80. E io ero lì, a un certo punto, davanti alla casa, passò una carrozzella di una persona invalida che la faceva andare velocissima. Con me c'era questa combinazione, neanche farlo apposta, c'era questo amico Luigi Mariani che aveva una macchina fotografica. Io vidi arrivare la carrozzella, che era distante una cinquantina di metri, ma andava a velocina e disse: Luigi, fotografa, che così vediamo. E saltò fuori una fotografia che è una specie di cosa capolavoro, perché neanche a volerla fare mille volte non si riuscirebbe. È stata presa istantaneamente, io ero davanti alla porta della casa, che era ancora chiusa, perché erano le 8 del mattino. Questa, a momenti mi investì questa carrozzella, però la foto venne molto bella. Da lì nacque questa poesia, davanti, in front of the house, davanti alla casa. Stavo lì, senza arrivo, senza partenza, immerso nel silenzio delle parole. Le parole, e come Domal, credevo di non trovare per chiamare il sole. Casa Moretti, appesa sull'acqua. Rimava dal giorno ogni respiro, ogni silenzio,
al faticoso ritmo della ruota di una carrozzella, testimone per una corsa a ostacoli, la vita, forse. Quella vita che non sappiamo dove condurre, eppure ci porta sempre con una carrozzella. E poi. Fatto vedere un po' questo pittore, è ancora vivo il disegnatore Sì, Luigi vivo. Mariani è del classe 47, Ah, bene, no, 49. bene. Ecco, e questa è la casa, hai detto, Questa è della la casa Moretti, sì, casa che Moretti. è in Porto Canale, se qualcuno di voi conosce, c'è l'Enattico, dove c'è il museo all'aperto della marineria dell'Ottocento, quando andano le vele, magnifico. Ecco, questo elogio della Brianza l'abbiamo letto, no? La Brianza come sfogo. Tu parli del partire dalla coscienza sporca di Milano. Non parli dell'aria sporca di Milano, ma della coscienza sporca. Ad arrivare perfino a toccare il cielo. La tua poesia. Beh, il poeta deve sempre incuriosire un po' il lettore, farlo riflettere, porre degli interrogativi che magari poi Certo. sono, uno può interpretare un po' come vuole, ma se no diventa una cosa discorsiva la poesia, se è troppo narrativa, diciamo. Mi piace Segui la musicalità anche plastica, sì. però, e soprattutto questa cosa che io ho individuato, il decollo. La tua poesia decolla sempre, atterra poco. Quando dice arrivare perfino a toccare il cielo, allargandosi in discomposta macchia nelle colline inquiete del nostro desiderio. Allora, in effetti sono varie appunto, sezioni. Qui c'era l'immagine della vita che ci porta come una carrozzella, naturalmente, e che non sappiamo dove condurre. Noi non sappiamo dove condurre la vita, ma la vita forse sa dove condurre noi. Non so se è una frase, come dire, il mistero, no? Ecco, un altro simbolo proprio di Casa Moretti, all'interno di La bicicletta di Fabrizio, la pagina 31, questa l'ho letta prima, No, non l'ho letta. e c'è Volevo una. risparmiarla perché sono anche stanco di Ma sentire. figurati, finiamo alle 8. Non preoccuparti, fossero stanche se non andrebbero. Eremitaggio chiassoso. Eremitaggio chiassoso, così. E quindi potremmo anche leggere Dai, questa. questa è una cosa un po' curiosa, però bisognerebbe proprio vedere davanti la fotografia Ah, sì. perché si può leggere lo stesso perché allora io avevo questa fotografia e ho notato che c'erano la tabaccheria, un ristorante, la tartana. La tartana si chiamava San Nicolò. San Guido era, Ecco, se aspetta, il riescono a vederla, c'è sta poi tutto. Leon d'Oro era la piadineria. Tutti i nomi che poi io ho messo nella poesia sono le cose che si vedono che si leggono, adesso qui la E fotografia, siamo proprio a Cesenatico, questa. Senatico, sì, proprio in Carlo Moretti, che fa da angolo, è un porto È una canale. bella casa, amore. Casa Moretti, isola quieta nella corrente, eremitaggio chiassoso ed anche rifugio del paguro, tra antichi odori perduti, perduti amori di tabacchi e spezie, dispersi nel mare lontano. Come davanti San Guido, soltanto resiste una tartana, San Nicolò. Ammainate le vele nel cielo senza tempo, nel tempo nuovo che promette tra un leon d'oro e una piadina, forse una gita, un rodeo, distrattamente appoggiata, sembra dimenticata, eppure respira una bicicletta, che è la bicicletta di Fabrizio, che tra l'altro è Fabrizio Che si Mugnaini, vede tra l'altro, si si vede un vede, pochino. sì. O anche, beh, vabbè, insomma, comunque diciamo che è un po' particolare. Certo. Invece questo signore in carrozzella con c'è Questo qui è un signore in carrozzella, ecco. ho chiesto alla Manuela Ricci, che è attualmente la direttrice della Casa Moretti, ma non si ricordano di chi fosse, perché eravamo nel 2000, Ah, 2000. Ecco, era anche un pochino più vecchio di adesso.
Bene, bene, poi c'è una sezione che oggi insomma interesserebbe in modo particolare per ragioni non proprio Israele, sì. bellissime, Israele. Lui ha pubblicato nel 2017 una plaquette intitolata Israele, Israele 2017, che però che non tratta ovviamente dei famosi scabrosi argomenti Beh, della. tranne diciamo l'esergo, che l'esergo dice, beh, fate il titolo Israel, con sottotitolo Canti ortici di amore di terra e di cielo. E nell'esergo, c'è questa breve poesia, diceva, dopo 3.000 anni, ancora non sappiamo se furono le tavole a rompersi oppure il vitello d'oro. Soltanto adesso, soltanto passi stanchi, il ponte di Allenby. Il ponte di Allenby è quel ponte che divide Israele dalla Giordania, praticamente, e che è l'unico punto dove c'è possibilità di andare a piedi da una parte all'altra. Eravamo nel 2017, ma io, a dire la verità, qui mi sono così, tutto il resto non era una poesia contratto arabo italiano, era una mia ispirazione all'antichità ebraica, e noi siamo mondo cristiano, siamo figli eredi del giudaismo in qualche modo, perché la Bibbia deriva è loro. E poi diventa nostro il cristianesimo. E però mi interessava quello, ecco, non era il momento di adesso, anche se i contrasti ci sono da sempre. Una cosa che si nota, Simone, in queste poesie su Israele, non so se sei d'accordo, è il fatto che forse la parte più poetica della Bibbia, forse sappiamo qual è, la parte più poetica, il Cantico dei Cantici, sembra trapelare. Ripeti, Anna, cosa stavo dicendo? Sembra trapelare. Professore Bacchetta. Sembra trapelare in questi versi. E, per esempio, in questo salmo, a pagina 30, 34, dove parli del silenzio della parola e del verbo, no? Non è un linguaggio liturgico. Momento ancora, dico una cosa. Vai. Il titolo, io non metto mai quasi mai titoli alle mie poesie. Se si vuole, si possono prendere i primi versi, come fanno in genere gli editori quando non sanno cosa mettere. In questa c'è una specie di indicazione che non è un titolo, ma è tra virgolette, e dice Salmo 811. Sì, piccolo problema. I salmi sono 150 nella Bibbia. E allora io l'ho messo perché sennò, se avessi messo solo Salmo, magari pensavano che era una traduzione, un rifacimento, La famosa invece no, trappola. Anche è una trappola. Ecco. Ostalò. Nella notte più buia, che si adagiava su di me, frusciante come le piume del merlo più nero, nella notte che cercava di riempirmi il cuore col silenzio della parola, il verbo. Allora l'ho vista sorgere, Gerusalemme, la bella, la figlia e la madre, divelta e possente nelle fondamenta di pietra e di miele, perfetta corona di Sion, imbandita tavola della felicità e del pianto, obliquo sguardo di Dio, posato sulle ceneri della speranza. Qui mi è piaciuto farmi, è venuta così, avevo in mente un certo linguaggio dei salmi, certe immagini, e l'ho voluto fare così. Anche nella poesia successiva, no? È l'urlo dei patriarchi che si spande nella piana di Ebron, lacerante come il fallo dell'ariete, velato negli spazi profondi del tempo. Yom Kippur, respiro del Dio vivente perduto, nascosta arca che arriva a bussare alla porta del cielo. E tu,
donna di Meerschaerim, bruciati anche gli ultimi capelli nell'ultima preghiera, in cenere ed incenso avvolta, che ne stai muta, nuda davanti a Dio, vestita solo d'alabastro, di vento e di terra, in forza di quell'immenso oceano d'amore che nell'attesa avevi sempre dato, senza che mai ti fosse ritornato. Bene. Questo per me era un canto d'amore per la donna che nel corso dei millenni ha sempre dovuto sopportare. Se avete intanto qualche domanda, voi da Los Angeles, da Pavia o da Los Angeles, da Trezzano, Pavia. Roberto, dove abiti tu, Roberto, che parole? Volpedo, provincia di Alessandria. Ah, provincia di Alessandria, sì, non me l'ho dimenticato, quindi c'è un bel pezzo di nord qui. Allora, se avete qualche domanda non c'è problema. Dunque, stiamo andando verso la fine di questo libro, adesso non era difficile leggerlo quasi, quasi tutto. Io trovo carina questa poesia di cui avevo già letto la parte finale, la pagina 36, e inizia adesso che si sono accese tutte le stelle. Adesso che sono accese tutte le stelle nel cielo di Tishrei, già ti vedo, già ti conosco, scritta la vita nel libro dell'alleanza, con parole di silenzio, assordante fragore dello spirito, che si ribella alla consuetudine stanca del rito. Unica legge alla vita, incostante, infinita, immensa, composta nei 100 petali di un girasole, era detto molto a te. C'è chiaramente un'ispirazione alla storia religiosa, però adesso vi darò qualche parola di un po' più passionale. Certo, c'è un testo. Sono grigio di pietra, Ah, sono scusa. grigio di pietra le mura del palazzo, sono grigio di pietra le mura del palazzo, appena rendono più fresco il respiro della notte. No, scusa. Non basta a Salomone carne di concubina, non bastano musici assiri a lenire il silenzio dell'anima perduta nei labirinti del cuore. Un cervo lontano attraversa la spianata del tempio, ancora più vuoto si mostra il tempio di Coelepo. È interessante che tu da Israele richiami canti orfici di amore, di terra e di cielo. Mi ricorda qualcosa? A me ricorda lui, Gabriele, nazionale, canti orfici, orfici di Beh, amore, di orfici terra e di però, cielo. orfici sono termini che campagnano, D'Annunzio Campana non se l'aveva mai detto. Quattro colombe sono venute alla mia finestra, quattro serpenti d'oro hanno percorso il nostro temporale, un uragano splendido che si contiene e si scatena sulla riva d'argento del nostro infinito labirinto. Così. Nel sonno mi avvolgevo, nella veste più candida di Salomone, o forse mi portava il carro del faraone. Sentivo sotto la terra, sotto ogni terra vibrare il respiro delle parole, in forma di grido lacerante, ed anche ero, un giglio appena screziato nel riflesso dei tuoi occhi. O forse ero soltanto una cometa, un clavicembalo. Ero la stella polare Aldebaran, Alfa Centauri, la stella più vicina alla casa del tuo viso. Per finire questo breve silogismo biblico, erotica, nel mio giardino che sa di muschio e di ombra, si corrono dietro gran candidi levrieri, pensieri solitari e grevi, come i passi che lenti percorrono il ponte di Allenby. Ancora passano le ombre della sera nel rapido incendio del sole che muore. E anche se poi c'era un'altra plachettina che ho fatto, estemporanea, e questa tirava in ballo me, perché io mi chiamo Simone Pietro,
Umberto Giuseppe, no? C'è la mania di mettere il nome dei nonni, dello zio che è appena morto, eccetera, eccetera. L'unico nome vero sarebbe il primo Simone. Però Simone Pietro, infatti mia madre, pur non avendogli mai chiamato Pietro, ma festeggiava l'onomastico il giorno di San Pietro, che vi ricorderete era il giorno di festa, San Pietro e Sì. Paola, insomma, non è più, se non ricordo mai. E per cui ho fatto un librettino intitolato Simone Pietro, Tiberiade, e dice: in questa piccola spiaggia, dove il titolo è Tiberiade, infatti ero stato settimana in Israele, in Terra Santa, o Palestina, che si voglia, i tre nomi, e mi aveva molto colpito invece di tutti i monumenti, la Basilica del Santo Sepolcro, il Golgota, il Monte delle Barbie, mi ha molto colpito la piccola spiaggia sul lago di Tiberiade, perché è praticamente l'unico porto che è rimasto come era 2000 anni fa. È larga 40-50 metri, non c'è niente, c'è la chiesettina del Tibidabo appunto di San Pietro, quando le chiavi, c'è Pietro. In questa piccola spiaggia, orizzonte della mia fatica, è arrivato il Nazareno. In silenzio moltiplica pani, pesci e parole. Anche se ritorna. In silenzio moltiplica pani, pesci e parole. Cosa gli preparerò per cena? E per questo gli parlo ancora. E quindi appunto non so se non vorrei che. Certo, andiamo su un finale esplosivo perché l'ultima placca si intitola Etna, e sempre con i disegni di Luigi Mariani. Che cosa hai a che fare il tuo con l'Etna? Assolutamente, assolutamente niente. Ci sono salito a piedi nel lontano 2011. I libri del Pulcino Elefante richiedono testi molto brevi perché vengono con i pochi a mano, per cui in genere sono degli aforismi o delle brevissime poesie. Questo è proprio. Dal Mongibello al mare, posa la terra lavica, trema, respira il cuore. Mongibello è come viene chiamato, se non ricordo male, l'Etna dai catanesi. Mongibello. Luna rossa. Nei tempi della Luna Rossa faceva le regate. Luna rossa che ci portiamo dentro nella vertigine del cuore, oltre l'abisso dell'ultimo orizzonte. Luna rossa, poesia del mare affidata al vento che canta parole di silenzio sull'ala più alta della veloce vela. Beh, questa qui, la poesia che cos'è? Ma questa è. Dottore, ho portato un paio di librettini perché sfogliando l'altro giorno c'è questa frase di Cocteau, questo è un libricino del Pulcino Elefante, che è sempre molto bello graficamente, c'è dentro poi una piccola tela. E cosa diceva Cocteau sulla poesia? La poesia è indispensabile, virgola, ma non saprei dire a cosa, che è bellissimo come. Io ho scritto queste 3 o 4 righe. Il romanzo, e questa mi piace leggerla come finale proprio perché in un cenacolo come questo di appassionati, scrittori, poeti, E qualche narratori ascoltatore. e ascoltatori, c'è dentro un po' tutto, diciamo. Il romanzo è una partita a scacchi. Il racconto, un'apertura breve, un gambetto di donna. La poesia è un colpo di fioretto, un aspide che a tradimento ti morde il cuore. L'apertura breve e il gambetto di donna sono due mosse, due tecniche del gioco degli scacchi. Il romanzo è una partita a scacchi, proprio il racconto, un'apertura breve, l'inizio breve della partita, la poesia però. Filettata, il colpo di fiore. Senti, io direi,
un ricordo del, diciamo, del, cioè, come tu hai incontrato insomma, al telefono, hai parlato parecchio, siamo stati un'ora, ho detto, certo, un poeta, logo Roy, ma invece mi ha parlato tantissimo di questa storia, del tuo incontro, e quindi mi interessava. E poi finiamo con l'ultima poesia. Ma quanto tempo? 2 ore, 3 ore? Noi siamo resistenti, Alle 8 resilienti. andiamo. Allora, io ho incontrato la prima volta da Merini nell'autunno del 91 a Belgioioso, dove lei era venuta a presentare un libricino di poesie sue, che comunque contiene delle cose meravigliose, intitolato Le parole di Alda Merini, stampato da Marcello Baraghini della collana Mille Lire. Aveva la copertina rossa fatta da Bai con un ritratto mostruoso dell'Alda Merini come una specie di chimera, proprio in maniera un po' tragica come immagine. Ma lì era stata una conoscenza così dello spettatore che va a sentire un discorso, una conferenza. Alberto Casiraghi, mio grandissimo amico, mio coetaneo, siamo tutti e due del 52, io sono un ariete, lui è un leone di agosto, ma va bene, io un ariete di marzo. Anche lui era rimasto colpito perché partecipava allora esponendo su una bancarella i suoi libretti, era conosciuto, è rimasto colpito dalla Merini. E lui andò prima di quel Natale del 91 a casa sua a conoscerla. E Ada cominciò a dettargli poesie. Io, che una volta o 2 al mese mi vedevo con Casiraghi per amicizia, seppi di questa cosa, gli disse: senti, mi porti anche me a conoscerlo, ti uccido. E allora concordammo di andare, andammo insieme, era un martedì pomeriggio, il 6 febbraio del 92, me lo ricordo perché quel giorno era morto padre David Maria Turoldo. E andammo in questa giornata di pieno inverno, oggi è il 30 di gennaio. Grazie. Beh, insomma, il 6 febbraio era freddissimo, con nebbia, sono ancora anni di grande nebbia. E alle 5 salimmo in casa dell'Alda Merini. Lei ci accolse, era piuttosto triste, ma subito dopo dice: no, non mi sento di parlare, ma in realtà per 2 ore ci intrattenne lei. Insomma, parlavamo per 2 ore. Lei dettò una bellissima poesia, In morte di padre Davide, visto che è una data per me importante, ma in qualche modo che era importante anche nella sua vita, perché lei era stata molto amica di padre Turoldo, voi sicuramente vi ricorderete. È stato un grande predicatore, ma è stato traduttore della Bibbia, dal greco e dal latino. Ma era anche un grande poeta, poeta di ispirazione chiaramente religiosa, ed era molto legata alla figura di padre Turoldo. Detto questa bellissima poesia, la poesia ebbe una storia travagliatissima perché Albertino Casiraghi la scriveva, ma non riusciva a stare dietro alla velocità di Alda. Io avevo portato un piccolo registratorino, un registratore un po' artigianale. Quando a casa riascoltai alcune cose, erano un po', però ci fu molta fatica, però riuscii a tirare giù un testo. La sera stessa telefonai a Repubblica Corriere dicendo: ho una poesia dettata dalla poetessa Verini, ma questi niente. Ma ve lo dico perché Alda, nel febbraio del 92, non era ancora esplosa come popolarità. E niente, poi la poesia, in effetti, Alberto la diede a Vanni Scheville, che la pubblicò, io avevo la mia versione, insomma, è sempre girata con versioni leggermente diverse, due o tre punti, ma rimane comunque una poesia meravigliosa.
Da allora io avevo il martedì pomeriggio libero dagli ambulatori, ho sempre lavorato come medico di famiglia in due piccoli paesi vicino a Crema, pochi chilometri, 4-5 km. Facevo il mattino e pomeriggio gli ambulatori e avevo questa libertà un pomeriggio a settimana e quasi sempre andavo a Milano a trovarla. Andare a trovarla in quei primi 2 o 3 anni era molto faticoso perché il suo telefono poteva essere scollegato. Se telefonavi e ti rispondeva, ti diceva non venire, per cui ti rigiocate il pomeriggio, e allora bisognava andare un po' sempre, ma il citofono spesso non funzionava perché era rotto, e allora bisognava andare, cercare di entrare quando qualcuno entrava dal portone da basso, ma il problema è che non potevi neanche gridare dalle finestre se stavi fuori, perché lei abitava nel retro, aveva un cortile dietro, ma ormai si era imparato e quando non riuscivo a entrare aspettavo che qualcuno entrasse, poi entravo, andavo in fondo e gridavo Ada, lei non mi apriva, poi quando arrivavo, lo racconto anche in questo libro che ti lascio, Certo. c'è una. Conquista. Questo Sono, questo qui sono, questo lo potete trovare, è una cosa interessantissima. Sono i 1189 pulcini di Alda Merini, che è il catalogo generale delle opere della Merini, pubblicate da Pulcino Elefante nel 92-2009, con tutti. È un catalogo. Poi nel libro l'ho curato io, inizialmente erano state fatte 100 copie da me. Poi ho fatto in modo che ci fosse un editore che rifacesse il libro tale quale, che è in vendita, volendolo si può ordinare, è una casa editrice milanese, l'Uni Editrice. E ci sono alcune immagini molto belle che danno un'idea, ci sono anche alcune riproduzioni di poesie, per cui è un altro libro, visto che stiamo parlando di libri, che consiglio a tutti gli appassionati, è Vendere il suono dell'ombra. L'antologia è un libro di 600-700 pagine, curato dall'Ambrogio Borsani, che è, diciamo, il critico più bravo che ha curato, ha seguito sempre l'Alda Merini. E è bello perché c'è un'antologia delle opere principali a stampa. Sono tutte cose molto belle, ma ha anche una settantina di pagine in prefazione dove c'è una vita ragionata, fatta molto bene con le date della vita di Alda Merini, che è importante conoscere bene. E fa giustizia di tante cose che vengono spesso messe nelle altre raccolte, anche la Maria Corti, che ho avuto la fortuna di conoscere, tra l'altro, quando pubblicò il primo libro a stampa, fece pubblicare da Einaudi nell'autunno del 1991, Vuoto d'amore da Einaudi, nella biografia fa due o tre strafalcioni delle date che poi vengono ripresi in tutti i libri successivi. Sbaglia la data del matrimonio perché dice 53, invece Alda si sposò nel 54. Sbaglia la data della morte del marito, Ettore Carniti, nell'82 invece che l'83. Insomma. Ma il problema è che poi tutti sono rifatti a questo libro. Io ho anche la foto della data di morte della lapide al cimitero di Calcio dove è sepolto il primo marito di Ettore Carniti, per cui vabbè, niente. Volevo dirti che qui in questa sala c'è un vicino di casa di Alda Merini che ha scritto anche lui qualcosa, è Roberto Ramoscelli, che nel suo l'ultimo libro praticamente ha scritto proprio un ritratto di Alda Merini sui Navigli, come appariva lei come un fantasma sui Navigli vicino. E poi alla fine il brano abbiamo avuto il, diciamo, il tempo di leggerlo, però siamo tra aneddotisti su Alda Merini. Io direi di chiudere Simona con proprio l'ultima poesia, che tra l'altro di cui ho mandato alcuni versi a tutti, che è quella di pagina 51, se vuoi. Sì, questa compariva nel 2000, cioè nel 1999, decise di preparare un calendario per il 2000 e ad ogni mese corrispondeva un poeta. E
il primo che appariva naturalmente era Damerini, e ognuno aveva una pagina di calendario e una fotografia in bianco e nero fatta dall'amico fotografo Enzo Toccacelli. C'era Lamerini, c'erano altri poeti italiani, io l'ho messo anch'io tipicamente perché dato che vorrei per te un canto di sola sete, una spiaggia di gabbiani che gemono d'amore, una moneta d'oro per comprarti una veste, una per togliertela, due pesci d'argento, quegli occhi. Vorrei per te un canto muto di sole parole, per riempire l'aria, il cielo, l'acqua, il mare, la bellezza della notte, i colori del giorno. Vorrei di te la parte che resta e quella che va, e quella che va sentendosi laudare, impigliata nella rete degli amanti. Il piacere del falco che preda volando alto e muore. Ti regalo una mela rossa, mangiala. La mangiamo insieme a te. Grazie per la partita. Scusa, ma tu leggi senza occhiali? Ho fatto la cataratta Ah. bilaterale, sì, però l'ho fatta scegliendo di guardare lontano, per cui Certo. Ah, però riesco a leggere. bene, ragazzi, intanto ringrazio tutti, Adam, Riccardo, Roberto, che è la prima volta che si affaccia, e Silvia, la tua amica, che appunto ci ha anche salutati. Buonasera a tutti, ma poi è rimasta. Bene, Grazie. bene. E noi nella nebbia, per oggi c'è la meno nebbia, Adam e Riccardo, c'è la meno nebbia a Tutti Milano. quelli che no. No, non ti annoio con qualche altro problemino Ah, che certo, fare figurati. con un idraulico, problemi non poetici, insomma. Ah, non quello della pubblicità, però. No, no, no. Grazie, Quindi, buonasera a io ti do un tutti. saluto Ciao, particolare, buonasera a tutti. che da Crema ci sta seguendo. Silvia, ti saluta il nostro Simone da Crema. Ah, è cremasta Sì, anche lei. beh, dirige una sezione del Museo di Crema. Ah, ecco, bene, 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 Ecco che vediamo benvenuta. forse. Ciao Silvia. Io Ah, eccola lì. dico, ho detto che dirigi una sezione del Museo di Sì. Crema. Tecnicamente cosa sei? Sei. Ecco, Sono un funzionario dell'ufficio cultura del comune di Crema. detto molto modestamente, ma in realtà una persona importante della cultura Una cremana. dirigente praticamente. Una grande amica. Grazie della presenza. Poi magari andremo tutti a Crema a trovare Simone. Bene. Allora, a questo punto io sospendo la registrazione. Buonasera a tutti, noi andiamo a mangiare. Buona cena. Buonasera. Buona cena. Saluti. Ciao. Che mia moglie. Ah sì, non si è affacciato. Ma è da solo in casa. Sì. Bene, bene. Arrivederci. Come? Grazie, buonasera.